Buongiorno a tutti quanti, ci siamo arrivati all'ultimo giorno del nostro 21, ultimo giorno di 21, punto vita challenge. Allora, come vi è andato? Dovete fare le foto prima e dopo, dovete misurare il punto vita con un centimetro della sarta per vedere come è finito questo percorso e ho deciso, mettiamo un peso qua e cominciamo mano sulla spalla a scendere e a salire per fare il nostro ultimo 5 minuti. Allora, io ho messo tutto il playlist sul mio YouTube perché molti di voi mi avete chiesto, guarda, è più facile per trovarli tutti, tutti i challenge raggruppati, così lo troverete su YouTube, lo troverete anche su Informa con Jill sul mio sito jillcooper.it. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, siate costanti, ragazzi. Se voi seguite questi 21 giorni, vedrete i risultati. Perché comunque questo punto di vita è una delle cose più facili da snellire su tutto il corpo, risponde rapidamente e io faccio il punto di vita challenge sempre o spesso durante l'arco dell'anno per farvi vedere che se tu ti impegni il corpo risponderà. E questo ci aiuta non solo a punto di vista o dal punto di vista fisico, ci aiuta a quello psicologico. Perché quando vediamo risultati siamo più contenti con noi stessi, vero? Cioè, dici, ah, ok, ho avuto questo risultato. Ah, aspetta, cuori! Vi dovete mandare cuori, 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 cuori. Mandami cuori, io vi mando cuori. Eccoci qua. Cuori, facciamo vedere se riusciamo a fare fuochi di artificio! Fuochi di artificio! No, ancora, proviamo. Fuochi di artificio! Fuochi di artificio! Yeah, ce l'abbiamo fatto, ultimo giorno del nostro 21 giorni. Ok, poi ciao. Ok, cambiamo braccio, peso sta qua, braccio indietro la testa, addominali tesi e vado giù e su. E comincerà adesso il nostro prossimo challenge da domani, sarà dedicato agli esercizi delle cellulite. E io voglio farvi vedere sempre che è possibile. La mia missione sui social è di farti vedere che volendo si può cambiare sempre. Noi siamo esseri in evoluzione, dobbiamo evolvere e provare di vivere questa vita al massimo della nostra felicità. E per me movimento è felicità. Allora, se sei fuori forma, mi rendo conto che il movimento sembra qualcosa di noioso, pesante, diciamo complicato, però non lo è, perché la prima volta va bene. Può essere che è leggermente fastidio perché ti senti adipe in eccesso, ti senti stanchezza, ti senti pesantezza, però piano piano che cominci a sentire che i muscoli sono i tuoi e quando fai le scale non ti stanchi e quando ti tocchi dici ah però la pancia è snella, la pancia è piatta, cambiano qui, ti senti meglio con voi stesse. Ok, questo peso qua lo portiamo a destra e a sinistra con una torsione, ok, o così, lo tiro e lo freno con addominali. Freno e freno, non esagero, non vado molto oltre le asse delle mie spalle, le devo controllare l'andatura per proteggere la schiena, ma freno qua e freno qua, come se stessi provando di massaggiare gli organi interni, talmente sto tirando dentro la pancia, proprio tiro dentro la pancia, massaggio organi interni, vado avanti e indietro e continuo a lavorare. L'altra cosa che vi chiedo a tutti quanti, me la condividete questo video sulla vostra bacheca, mi fai questa cortesia, mi fai questo regalo, perché io ogni giorno vi regalo la mia professionalità, mi sveglio la mattina, mi prendo un caffè, porto i cani fuori e poi mi accendo un cellulare per darvi allenamenti, consigli e motivazione, così vi chiedo di mandarmi un po' di cuoricini anche voi e di condividere questo, diciamo, questo video sulla vostra bacheca. Buongiorno a tutti, ciao Cristiana, buongiorno, buongiorno, ti invoglio un po', Cristiana? È proprio quello il mio lavoro, invogliarvi. Portiamo una gamba destra in avanti, questa forse, no, non vedete la sinistra, non so se vedete sinistra, portate una gamba in avanti e qui prendiamo il nostro peso e facciamo una torsione verso basso, ok? Mi giro poco poco, qua, giù. Guardami, le braccia non si stanno muovendo, le braccia... Vedi, si muove il busto, busto, busto. Questo viene da Thunderbell, una delle mie tecniche, e Thunderbell ci aiuta a tonificare molto il cingolo pelvico, molto il core, e chiudo e torno su, chiudo e torno su. Come se stessi dando un colpo su
un chiodo qua giù. Uno, e due, e tre, e quattro abdominali tesi, e cinque, e sei, e sette, e otto ancora, otto, e sette. Non vi preoccupate, questo è l'ultimo giorno del nostro Punto Vita Challenge, ma troverete tutta la playlist su YouTube. Su YouTube, giorno dopo giorno, siamo già tipo a 4-5 giorni già uploadati, ogni giorno arrivano nuovo, più o meno verso le 18, così potete ricominciare da capo. Se questa è la prima volta che vedete questo video, dice, oh cielo, gli altri 20 giorni dove sono? Sono su YouTube, lo potete seguire. L'unica regola del gioco è di scattarti le foto prima o dopo. Poi, numero 2, mi mandate le vostre testimonianze, i vostri risultati, le vostre foto, fate vedere con il vostro centimetro come è cambiato questo punto vita in queste 3 settimane. Poi domani cominciamo con la cellulite. Yes! Tutto quello che dobbiamo fare per ritenzione idrica, tante cose che possiamo fare per la ritenzione idrica, per il glute, gag, zona gag, e sarà un altro 3 settimane dedicato a questa zona critica delle donne. Poi ovviamente quando io comincio a fare un challenge rido perché c'è sempre qualcuno che dice ma potresti fare un'altra parte del corpo? L'anno è lungo, seguitemi, se non mi seguite mettete like e segui su questa pagina e vedrai che quasi ogni giorno troverai un tutorial di qualche entità, ok, per aiutarci con ritenzione idrica, con punto vita e con tanta voglia di allenarci. La voglia di allenarci, la voglia di trovare la costanza. Io sto anche oggi, primo webinar sulla mia palestra online, nowjillcooper.com, parliamo di cambiamenti quantistici, cioè il multiverso, come hai tantissime scelte per la tua vita, come applicare la vostra vita e come cambiare di quello che vedi oggi a quello che vorresti da domani. Ed è scientificamente provato quello che vado a spiegare in questo webinar. Cioè, se volete vedere questo webinar molto futuristico ma molto scientifico, esiste, cominciate con 7 giorni gratuiti sulla mia palestra online, prendete o silver o gold e potete anche vedere il webinar che sarà online dopo pranzo. Detto questo, abbiamo finito le nostre 5 minuti del nostro Punto Vita Challenge. Come è andato? Come vi sentite? Se vi sentite più snello, più tonico, più, diciamo, un po' più, diciamo, ristretti intorno al Punto Vita? Spero proprio di sì. Se volete rifare tutto questo, diciamo, challenge di 21 giorni, lo troverete sul mio YouTube, Jill Cooper. E per il resto, passate una giornata favolosa. Ci sarà stasera una live dedicata all'attivazione metabolica, come quali sono gli integratori più potenti per perdere peso, perché ci aiuta proprio con il dimagrimento. Così, dimagrimento come la facciamo? Un po' di sport, costanza, questo succede. Poi, ovviamente, digiuno e intermittenza aiuta tantissimo. E poi i potenziatori metabolici, specialmente se state affrontando la menopausa. La menopausa, cioè abbiamo un freno metabolico molto importante e per evitare di prendere troppi chili l'integrazione è fondamentale. Però quello sarà stasera con una live e per adesso vi auguro una giornata favolosa, incredibile, positivo e pieno di cose belle. Baci dalla Jill.